presso il Circolo dei Lettori di Torino si è tenuto un interessante incontro sulla dispensazione del farmaco in ospedale sul territorio. In questa occasione il professor Torta dell'Università di Torino ha tenuto un'interessante relazione sui metodi di comunicazione con il paziente. Professor Torta, in che cosa consistono il linguaggio verbale e non verbale nel rapporto medico-paziente? Il rapporto medico-paziente si fonda sostanzialmente sulla comunicazione. La comunicazione è un influenzamento reciproco tra due persone che stanno tra di loro parlando o sono tra di loro presenti e che avviene attraverso il linguaggio verbale, cioè quello espresso dalle parole, che hanno un significato però oggettivo. Il termine cefalea è un termine generale, ma per ognuno di noi può avere un significato specifico di esperienza personale. È un linguaggio non verbale, che è quello dei gesti, delle posture, della nostra modalità di porci come espressione del viso, come gestualità delle mani. Allora, il linguaggio non verbale è un linguaggio che è molto più immediato, pesca dai circuiti del nostro cervello più antichi, emozionali, tanto che noi non abbiamo bisogno che nessuno ci spieghi per capire se l'espressione di un volto è sorridente, triste, arrabbiata o quant'altro. Quindi il linguaggio non verbale è di una potenza comunicativa molto più elevata del linguaggio verbale, e in un rapporto medico-paziente quello che resta al paziente è più quella che è la comunicazione non verbale, come il medico si è comportato comunicando, che il senso e il significato delle parole. Quali possono essere alcuni consigli pratici per i medici? Consigli pratici è porre molta attenzione non soltanto alla scelta delle parole, ma come si comunicano. Quindi a rispettare determinate regole, ad esempio cercare di osservare come la propria postura e quella del paziente possano essere dissonanti o assonanti. Se io su una scrivania sono rivolto in avanti e il paziente si rivolge e arriva avanti verso di me, questo significa che abbiamo un eco posturale positivo. Se il paziente si sporge verso di me e io mi tiro indietro, l'eco posturale è dissonante. Quindi l'attenzione, fare attenzione a questi meccanismi. Ma soprattutto essere sinceri in quello che si comunica. Perché se io comunico verbalmente una cosa, lei non ha una malattia grave, ma il mio linguaggio non verbale lo smentisce, abbasso gli occhi, perdo chiarezza nella voce, quello che rimane al paziente è la comunicazione non verbale che smentisce quella verbale. Qual è la sua esperienza? Ma vedi, imparare a comunicare è un qualcosa che pesca dalle capacità comunicative di ogni individuo. Ci sono persone che nascono con la capacità di comunicare meglio di altre. Però poi ci sono l'esperienza, che aiuta molto perché in qualche modo ti semplifica il rapporto col paziente, con le altre persone, e poi le tecniche. Cioè noi insegniamo le tecniche di comunicazione ai nostri studenti, ai nostri psicologi, ai nostri medici, e le tecniche di comunicazione tengono conto di alcuni parametri che non ti rendono un buon comunicatore di per sé, ma ti rendono la comunicazione più efficace.